ragazzi, bentornati sul canale, sono Nex. Siamo qui in un nuovo video di Clash Royale e anche quest'oggi deck content, perché andremo a provare assieme, signori belli, il rullo di tamburi e il mazzo di Bocelli. Signori, ogni singola carta di questo mazzo è stata pensata e studiata per poter ricreare quell'effetto orbo non orbo che appunto matcha da Dio con Bocelli. Però solamente prima di cominciare questo video e di un attimino andare a scoprire ogni singola truppa di questo mazzo, un pollice in su e iscrizione e campanellina per i prossimi deck o per i prossimi video nel caso vogliate essere aggiornati. E detto questo, abbiamo anche il quinto regalo dell'appunto, come si chiama, Clash Mass, non so come si chiama, comunque 2000 monete. Non che siano tante, ma mi basta già la ricompensa che ho trovato dentro al baule gigante che adesso vi mostrerò qua di fianco, dove ho trovato non solo l'epica, ho trovato anche il Jolly leggendario e per terminare 74 golem di ghiaccio che stavo appunto richiedendo nel clan. Quindi diciamo che per quest'anno Clash a me il regalo sinceramente l'ha già fatto, ma noi speriamo che un regalo ce lo faccia anche Bocelli col suo mazzo, magari anche un commentino sotto tra l'altro con il bastone per rimanere un attimino a tema. E con ciò possiamo partire con la prima carta di oggi, ovvero lei, la strega notturna. Ragazzi, sappiamo tutti quanti che i pipistrelli sentono bene o male con le onde, tipo, avete capito, no? C'hanno tipo gli ultrasuoni eccetera eccetera, ma normalmente sono mezzi ciechi. E quindi ragazzi, che faccio? Non ce la metto. Lei buttata dentro con il badile, anche perché se ci fate caso manco c'ha le pupille e io oggi ho appunto cercato truppe che potessero avere questa peculiarità per essere appunto perfetti in questo, diciamo, minestrone di truppe ipovedenti. La seconda è lei, esattamente la strega. Se ci fate caso, non mi sembra proprio orba, anche se comunque manco lei c'ha le pupille, ma c'è una sorta di congiuntività agli occhi che è bestiosa e quindi per forza non ci vede niente. Infatti se ci fate caso spugna sotto i tartarazzi che bene o male la guidano, dicono oh, volta di qua, altrimenti poi lei va dritto, sbatte contro un palo. E quindi già questa penso possa essere assolutamente perfetta come seconda carta per andare a solidificare il mazzo appunto di Bocelli. Terza carta, ragazzi, lei, già che è vecchia, c'ha manco le pupille, ma come fa a vedere questa? E qua ci viene in aiuto il game, perché come vedete già c'ha il bastonazzo, un attimino per capire dove va. E come seconda cosa, non ha il cane appunto che la guida, ma c'ha letteralmente i maiali. Stesso matchaggio di prima, quindi ragazzi anche questa è perfetta. E alla numero 4 abbiamo il mini pack, ragazzi, anche questo stessa regola. Occhio singolo, niente pupille, per forza orbello. E nel caso diciate, ma ci vede, perché come vedete adesso va contro i fitness. E vi sembra, perché lui è cieco, però essendo un android c'ha tipo i dispositivi telecamere per vedere andare a destra e a sinistra. Quindi nel caso ragazzi lui sarebbe bene o male un orbello. Se ci vede è grazie all'intelligenza artificiale. Altrimenti anche questo come la strega si stampava contro il primo palo che trovava. Numero 5, ragazzi. Numero 5, beh chiaramente la palla di neve ricorda sfericamente l'occhio in questo caso di Bocelli. Quindi è lanciato contro le truppe per far capire sinceramente realmente chi effettivamente non ci vede un tubo. Carta numero 6. Anche questo stesso ragionamento di prima, non c'ha le pupille. E in teoria questo non ci vede una fava. E se non siete d'accordo, provate a limarvi gli occhi finché non diventano bianchi. Dopodiché ditemi se ci vedete qualcosa. Io personalmente mi fiderei. Diversamente passiamo subito alla numero 7, ragazzi. La numero 7, lui, Pacemaker, che in questo caso diventerà la nostra truppa d'attacco per il deck di Bocelli. C'è chi potrebbe dire, ma guarda che il gigante elettrico ci vede alla fine, cioè sono solamente gli occhiali. Perché non possiamo sapere se sotto c'è gli occhi vedenti o non vedenti. Ma già la cosa che ci porta a farlo partecipare al deck di Bocelli è il fatto che se ci fate caso, lui gli arcieri in questo caso non li vede, se no li attaccherebbe, va dritto. E quindi ciò ci fa pensare che magari lui ci vede, tira dritto, in questo caso non sbatte contro un palo ma sbatte contro la torre, perché è la prima cosa che c'ha davanti appunto andando dritto. E quindi già che anche come corporatura ricorda un po' più Pavarotti, ma appunto la vedenza è di Bocelli, io direi che sia assolutamente incredibile per questo deck che possa appunto essere la chiave perno per andare a prenderci la vittoria nei game. Davvero? Il trucco neanche ve lo sto a dire. Il bastone per capire dove vado, se no appunto picchio contro un muro. Questo lo andremo a provare adesso nella sfida chiave elisir, perché come vedete ho le carte al 9. Ok, uno dice va, c'è il tronco al 14, ma il resto è un pochino messo veramente da panico. Basta solamente guardare la win condition che è livello 9, quindi già vi immagino, se trovo anche solamente un cannone all'11 è già panico. Ragazzi miei, andiamo a provare se Bocelli ha creato qualcosa che ci farà vedere il mondo sotto un altro occhio, oppure sarà una cosa scrotica. Nel caso parti a cappellissima. Partiamo subito col primo che mi questo giù da basso l'audio, perché estremamente è comunque altissimo. Ok, si accontro signor Cesare. Allora, carte all'11 potrebbero dare fastidio, più che altro devo sperare che non ci abbia la fireball maxata. Non so cosa sia, potrebbe essere un pallone, un decco di palloni, non lo so. Nel caso io mando subito il nostro amico appunto giù col nostro incredibile essere immondo, obeso, gigantesco, orbo, come... come pochi, okay, ragazzi, forse... Non so quanto faremo a torre, ma per due botte spero di darle. Nel caso... non è che c'è la cimitero? Non è che ha una grossa cimitero scassa... scassa robi, per essere comunque sempre family friendly? Nel caso dovremo... Ok. Non, meno male che non me la leva. Ma guarda quanto è infame questo! Levati, levati, è mia. Abbiamo rubato, fratello, come singolo, va bene?
come Zingaro, non vedenti ma non scemi, attenzione, non vedenti ma non scemi. E guarda il mini pekka che l'ha steccata in ala. Spettacolare, ragazzi, spettacolare. Adesso mando lei subito qua in fondo. So che andrò a buttare 5 di Elisir per prenderne uno, ma diamo comunque fastidio e mettiamo per... siamo fortunati, devo dire che la fortuna non fa parte della nostra vita. Facciamo fuori sto grandissimo pallone e spero che non ci abbia adesso già. Ma guarda che roba, ma guarda che robella lì, oh. Mamma mia, che danni che ci fa il pallone alla mongolfiera, è incredibile. È incredibilmente dolorosa. Cerchiamo di un attimino rifarci con l'elisir e ripartiamo in trombona con il nostro amico Pavarotti Orbo, nonché appunto metamorfosi con il Bocelli per una... non vederci. Guarda il mini pecchino che danni che ha fatto, è incredibile. Signor Cesare, adesso lei si calmi, mi faccia andare l'orbello a torre. Di nuovo giù con lei, mandiamo subito se possiamo questo qua in fondo, che sono sicuro che adesso partirà cattivo di qua con l'Ambergianni. Ne sono mezzo sicuro. Mandiamo lei a fare un po' di ro... ha quittato. Ha quittato! Raga, non ci vede più dalla rabbia. Non ci vede più dalla rabbia, ve lo dico io. Ha quittato il game. Incredibile, il mazzo di Bocelli, ragazzi. Non vedendo un tubo alla porta. Ma ci credo che vince allora Bocelli. Ma ci credo che vince. Questo deck fa proprio per lui, ragazzi. Assolutamente. Primo game portato a casa. Il deck degli orbi è Omega V. Vinciamo la prima, addirittura lo facciamo quittare, contando che aveva anche le carte più livellate delle nostre. Poco da fare, ragazzi. Bocelli la comanda. Bocelli letteralmente può diventare un pro player di Clash Royale se solo potesse vedere come fare. Allora, no, livello 14. Ma come fate? Ma perché è livello 14 che ho le truppe al 10? Ma che cos'è il livello 14? Ma mi leva più la Valchiria del mini pekka. Ma leva più la Valchiria del mini pekka. Tra l'altro l'abbiamo stilata malissimo questa. Cioè, ma me l'ammazza. Ma guarda, non gli levo niente. Non gli levo nulla. La nostra, il nostro mini pekka muore contro la Valchiria. Per dire un attimino qual è la situazione. Signor Merm, io ho un deck di orbelli. C'ho un deck che veramente ci vede in oca. Dobbiamo essere veramente bravissimi qua. Bravi, bravi, bravi. Ragazzi, mando subito lui. Mandiamo il gigante orbello, se possiamo fare qualcosa di carino. Diversamonte. Però me lo va a distrarre. No, 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 non si può. Non si può. Via, via, subito, via. Via, 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 subito. Via, subito, via, subito, via, subito. Madre mia, mi farà un sacco di... è perché mi muore appunto lui. Mi muore l'obeso. È quello il gran problema. Che a me muore l'obeso. Mi muore l'obeso. No, 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 manco lo spirito delle mazze. No, me le ammazza lo spirito. Che danni che prendo. Madre del cieco, madre dello... ammazza quello dietro, pure la strega in mezza orba. E non sto scherzando, ha dietro gli scheletrini, manco li vede. Grandi problemi. Grandi problemi, però non è infattibile. Nemmeno se ha le carte sopralivellate. Nemmeno per quello. Nemmeno... ai, ai, ai. Quante pepega qualcosa che manca l'elisir. Va bene, fratello, va bene, fratello, va bene, fratello, va bene. Dai, no, fratello, però quello veramente scassa de belotas. Potevo buttare la palla di neve, non ci ho pensato, potevo buttarlo. Però guarda gli scheletrini che ha preso entrambi. Gli scheletrini, fratello, hanno preso entrambi di elisir. Io posso ripartire da quello che ho sprecato il drago infernale. Con lui, il gran Pavarotti orbello, metamorfosi tipo Gogeta, tipo fusione impazzurda. Con il signor Bocelli. Andiamo, giù con lo spiritello, diretti a fare niente, perché sarà mezzo inutile sto spiritello. Però per un po' di content, che fai, te ne privi? Assolutamente no. Lui spacca quello, ma sarà impossibile. Ma è impossibile, via voi, via. No, levan troppo, come faccio? Ma levan troppo. Levate troppo. Gran problema, lo devo fare così assolutamente. Mi userà per forza la congelamento. A meno che non riesca a fare più maiali. È un bel problema, questo è un gran problema. Devo fare così per forza. Quanti danni prendo? Quanti danni prendiamo? Oh, me la distrugge. Me la prende, raga, me la prende, me la prende, me la prende. Guarda, guarda. Impazzisco, me la prende per forza. Me la prende per forza, questo è un gran problema. Più che altro la congelamento è un sacco fastidiosa. Il mini pekka non fa niente, è un po' inutile. La storia comincia a diventare complicata. Realmente complicata, perché lui riesce in questo caso a prendersi pure l'elisir e andare in vantaggio. E magari nel caso rimandare ulteriormente. Guarda quanto leva un giro di Valchiria. Mi ammazza il cervello. Mi ammazza il cervello proprio. Facciamo così, ora devo partire subito col mini pecchino. Veloce criminale. Veloce proprio in crimine pazzurdo schifoso. Ma non passiamo. Attenzione, ragazzi. Attenzione, non vediamo purtroppo le luci del semaforo. Gran casino. Non si può più che altro fare nulla se non cercare in questo caso di evitare la rottura della torre. Ragazzi,
Abbiamo perso di vista purtroppo la torre, c'è stato nulla da fare. Ma il deck di Bocelli è combattuto. Ovviamente se mi dà contro la Valchiria 14 è come andare con le carte al 14 contro le carte al 18. Il nostro deck di Bocelli può ancora riservare un sacco di sorprese. Anche perché a posto di acchiappa elisir potrebbe essere colirio. Acchiappa al colirio per gli occhi, così per il meme. Partiamo subito, ok. Oh, adesso penso che potrebbe andare molto meglio. Vedo già delle carte un pochino più sottolivellate. Siamo in vantaggio col mini pecchino. Questo lo mando solamente per farmare queste elisir che assolutamente io non schifo. Mando da lui perché sono sopra un sacco quelle elisir. Volevo salvarmelo se potevo. Guardate mo qua. Guarda, guarda quanto... Cioè, in questo caso il mini pecca con la Valchiria la mezza rotta. Quello di prima, letteralmente quella sua Valchiria ci ammazzava malissimo. Cioè, è una cosa un po' strana. Comunque va bene uguale. Mandiamo lei, anzi lei la tengo per l'elisir. Lei la tengo subito qua al centro per l'elisir, che faccia assolutamente quello che vuole. Gran numero di scrofi. Via con gli scrofi. Poi ne faremo due, anzi solamente uno. E lei mi serve con i suoi amici scheletrazzi che la guidano come cane da bastone. Da bastone, non è che bastoni il cane, ma... Ah, l'ha preso lui. Ha preso lui, veramente. Impazzisco, impazzisco veramente. Però già due me li sono recuperati. Non è male, non è male così, non è male. Purtroppo però non ci tanca. Ma tanca il maiale. E la nostra scrofa picchia come una massaia in appunto stato di gravidanza. Lui per forza stunnare. Questi muoiono tutti perché il gigante elettrico è rottissimo. Guarda Pavarotti, ti prego diventa orbo pure tu. Ah, non può più diventare orbo. Fate finta che non abbia detto niente. Cerchiamo un attimino di prenderci questa roba, anche se manderà per forza il Rocket. Non lo manda, ragazzi, non lo manda. Un altro acquitto. Ah, non è che ha acquittato. Però il deck di Bocelli si sente, eh. Si sente che picchia il mazzo dell'orbo. Signori, giù a torre, senza ritegno. Non entrerà manco lei. No, va che due botte forse le può pure tirare. Lui lo mettiamo assolutamente qua in fondo. Signori, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Il mazzo di Bocelli è incredibile. Il mazzo di Bocelli è veramente... Attenzione, eh. Da tenere, come dicevo prima, sott'occhio. Vediamo un attimellino di fare così con la strega. Vai fratello, vai fratello, incredibile. Trasforma de ma fai de maialo, devi fare maialo. Fai maialo, non fa maialo. E questo me la prende. Questo me la prende, gliela lascio, ragazzi. Non mi interessa, gliela lasciamo, non ci interessa questo noi. Noi vogliamo solamente, faccia pure, non si preoccupi. Ritorniamo giù un attimino con l'ira funesta. Con la stregazza, via! Mandiamo... Ma mando pure lei, che si infrega. Mandiamo anche un bel tronco. Anzi, mando questa che andiamo un attimino a scannare via questo. Buonanotte. Un bel tronco per far capire chi comanda, chi ha trovato la via di casa. Attenzione. Utilizzando... Vieni qui, perfetto. Utilizzando... Demonio, quanto mi sta arrivando? Buono. Via. Via, fera di bal, via. A casino. Ci vuole garbo nella vita, garbo. Questo è, ma so, io l'orbo lui, scusa. Ma il deck con l'orbo, cioè, beh, lui questo rocket a torre inutile non l'ho capito. Ok, io continuo a farmi delle domande che non avranno penso mai risposta. Nel caso comunque ripartiamo giù con il tenore pazzurdo. Andiamo a dare anche un po' di sostanza. Niente a sostegno, ragazzi, ma facciamo le cose come ci pare. Adesso di nuovo spiritellino che andrà a prenderci. Guarda il tartarino che prende l'elisir. Basta usare i rocket e prende la torre. Cos'è Lockbait Simulator? Un attimellino, facciamo fuori questo. Giù a torre pazzurdi sparati. Rallentiamo il mini pega così non ce lo dovrebbe ammazzare. E invece ce l'ammazza in tempo, demonio schifoso. Però posso recuperare in questo modo. Ora mandiamo sicuramente lei a fare del danno. Mandiamo un altro mini pega a far fuori. Questo non mi interessa, questi qua sopra, perfetto. Ci sta, fratello, va benissimo. Adesso questi, se posso fare dei maiali, come li farò mai? Posso sinceramente... Ma non facciamo maiali, lasciamo stare. Ma veramente me la prende così? Ma se me la prende così è un clown, sincero, ma che... Ma lei non faccia il circense. Mi lasci la torre. Faccia andare il deck dell'orbello. Senza poche, appunto, con pochi giramenti di rotture di roba, eccetera, eccetera, eccetera. Regà, Bocelli ce la combina. La porta a casa e quindi vinciamo anche il terzo game. Purtroppo il secondo lo perdiamo per ragioni che avete visto anche prima. Ma a parità di livello delle carte non c'è assolutamente storia. Il deck di Bocelli è letteralmente quando vedi la luce in fondo al tunnel. Ma proprio la vedi, e sottolineo vedi. Quindi ultimo game, ti prego, non me lo dare maxato. Voglio concludere questo video in maniera saporita. Siamo contro il signor Wazir, quindi probabilmente un... con calma, cioè faccia le cose con calma. Non gli ha detto a nessuno di buttare quella torre infernale del magombo così per il meme. È un po' stupido che io butti uno di Lisir per appunto riprenderne uno. Però è anche vero che lo spiritello mi serve solamente per ciclare, quindi nel caso va bene uguale. Certo che la torre qua la posso anche rallentare se posso fare così. Magari così non mi ammazza lui, che può arrivare vicino e non prendere danni. Grandi legne!
grandi legne. C'è il Gargamel al 12 che può essere un po' fastidioso, ma nel caso devo lasciare per forza andare a torre, per forza. E devo fare così. Lui deve ittare e devo fare così col mini pecchino, che darà sicuramente. E certo che però per quel coso lì mi dà un sacco di noie. Attenzione che dai, Nightina, dalla Light Godo. Quindi, bene o male, ho recuperato. La torre dovrebbe morire anche perché andrà a targare i Tartarino, ma lo sprecheremo. Sta Befanazza, nel caso non mi va a targhettare il Magombo. E io prendo la torre. Non gioca più. Ma ha quittato anche questo. Ah, non ha quittato. Però prendiamo tutto, cioè distruggiamo tutto qua. Fratello, distruggiamo tutto quanto. Ma non ha senso. Il deck di Bocelli fa quittare la gente. Il mazzo di Bocelli, o che loro diventano orbi a loro volta e non vedono più l'arena e cominciano a toccare cose che non è manco il telefono e diventano assurdamente in crisi. O che non lo so, ragazzi. Il deck di Bocelli, come la scrofa trasforma i mob in maiali, il deck di Bocelli trasforma gli avversari in orbi. Cioè non ci vedono una fava, niente, ragazzi. Assolutamente nada de nada. Da riprenderci a casa questo game, buonanotte. Penso che ve ne farò un altro, che vi porto, ragazzi, solamente di deck dove la gente quitta. È ovvio che no. Ultimo per il meme, lasciamo stare. Sarà che il gigante elettrico, il Pavarotti, mezzo Bocelli, mezzo Bocelli, è una presenza bella, bella potente, ma... Ma perché non fa niente? Ma cosa fa? È diventato orbo pure... Ma no, ragazzi, dopo pure che succeda veramente sta cosa. È diventato orbo anche questo. È diventato orbo anche questo. Ma non posso andare contro gente che quitta così. Sono orbi. Il deck di Bocelli trasforma gli esseri umani in orbi. E questa è l'ennesima conferma. Posso avere un deck, o meglio, un game dove riesca a giocarmi in maniera tranquilla? Basta quittare, vi prego, basta. Signor deck di Bocelli, mi faccia volare. Siamo contro Ikmas. Non capisco il nome, ma va bene uguale. Questo mi sembra un po' barare, sarò onesto, però. A noi il colirio non serve perché, appunto, già vi ripeto, se già ci deva prima, non è che quel colirio faccia miracoli. Ora, lasciamo entrare lei, assolutamente, che fa fuori questa torre infernale, così io posso anche, volendo, godere questa crepa. Questa la andiamo a far fuori, meglio con i battini, che sicuramente ci danno una mano nei confronti del... Perché che manco serio? Guarda quanto è forte la Befana. O meglio, la strega, perdonate. Lei è la fata dei denti, la Befana è sua sorella. Ma andiamo a partire, o meglio, quella che abbiamo qua dietro adesso. Vediamo se posso, ovviamente, usare questo per ciclare. Ai ai ai, Juanito, ai ai ai, ai ai ai. Però posso, volendo, adesso prendere anche questo e andare a torre con lui. Pazzurdo uomo del crimine, il nostro incredibile Pavarotti H. Bocelli, quello che vi pare. E adesso andrò anche a torre con questo, la prende, ovvio che sì, se me la lascia andare, guarda, due botte e do... Saggio, ma non furbo. Saggio ma non furbo, perché adesso faccio un sacco di porci. Vanno a torre. Andrò adesso a prendere lei qua in fondo, appena mi si sponda il coso dell'elisir. Si può levare un attimellino, che lei è un po' fastidiosa. Via di qua. Via, fera, via. Boh, adesso mettiamo subito lei qua in fondo. Adesso si viene a creare di nuovo un'altra bolla di elisir. Eccola qua per noi. Ora, in teoria faccio molto prima che lui, perché... A parte avere... Mamma mia, che fa... Via! Via, oh, che è? Via, via, via. Sure, via, fera, via. Anche se... Fratello, te lo giuri, mai stati così veloci fare i robi, neanche quando vedeva derubare. Così, bel mini pecca per fermare la torre infernale, che tanto la metterà sicuramente per fare qualche azione, magari un pochino disperata. Ma che disperazione, ma chi che stiamo parlando? Deck di Bocelli tutta la vita. Un altro marchiato a fuoco dalla forza del deck del bocellato per eccellenza. Signori, il mazzo di Bocelli è fuori di testa. Avete presente lo spicy, proprio quello gustoso? Quello. Con ciò io spero comunque questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi la vostra sotto nei commenti. Questo era il deck di Bocelli. Magari consigliatemi altri, potremmo fare per altri video un pochino fuori dagli schemi. Io vi saluto e che dire, qui The Next è tutto.